in corso l'incontro per Snyder, aspetti positivi, ma altri che invece non vi convincono. Sì, diciamo che oggi è stato più che altro un incontro conoscitivo con la Semar, ed erano presenti sia Snyder che Semar. Durante l'incontro ci hanno anche poi esposto, diciamo, un piano industriale che loro prevedono sul territorio. Sicuramente da parte sulla tecnologia, nuova tecnologia, nuovi trasformatori, la questione è stata molto interessante, però per quello che è la spina dorsale di un'azienda che viene sul territorio, che per noi non dico che ci dà delle garanzie, ma sicuramente ci danno più sicurezza, è venire sul territorio ed avere un sito di proprietà. Oggi ci annunciano invece che loro cercano un sito in affitto, e questo per quanto mi riguarda è molto preoccupante. È la stessa storia di quello che è stato di Snyder, perché poi l'affitto ha un contratto. Snyder annuncia che per 5 anni sarà, diciamo, garantirà una produttività a Semar. Se io queste le combino, dico, vabbè, 5 anni finisce il rapporto Snyder-Semar, tra 5 anni finisce, diciamo, un contratto di affitto, gli investimenti sono quelli che sono. È come dire, ho una casa di mia proprietà, faccio dei lavori, diciamo, a livello costruttore, sono in affitto, faccio quello che mi serve in Italia. Pertanto noi abbiamo chiesto a Semar di rivedere questa condizione, anche perché qui ci sono le possibilità. È un territorio che ha una crisi, diciamo, complessa, pertanto ci sono anche la possibilità di essere incentivati a fare delle lavorazioni con un peso, diciamo, più importante, per noi e anche per l'azienda. Insomma, io se sono proprietario di un sito mi impegno di più a tenerlo in piedi, mi impegno di più ad investire in un sito di mia proprietà che in un sito di affittuario.